Salute a voi e ben ritrovati nel vecchio mondo. Abbiamo un replay molto molto speciale perché a scendere in campo me l'ha inviato direttamente è il nostro Deus Brigno, a.k.a. Brindo. Allora, chi è il nostro Brindo? Si è unito a noi non da tantissimo, ha iniziato a giocare in PvP da qualche mese, forse adesso non mi ricordo bene le date precise, ma è soprattutto un grande appassionato di loro e un giocatore della vecchia scuola. Lui giocava il gioco da tavolo, ha fatto anche i tornei nel vecchio tabletop e so che è appassionatissimo di nani. Allora, qual è un po' il problema con i nani? Mettiamo un attimo in pausa qua. Qual è un po' il problema con i nani? Sono una fazione decisamente fichissima. Vabbè, a me non stanno tanto simpatici, hanno un po' questo gioco difensivo, però scherzi a parte, sono molto belli, molto tematici e anche molto lore friendly in qualche maniera nel nostro gioco di Warhammer 2 Total War. E il problema è che hanno un gioco così tanto ben definito e così poche possibilità tattiche, perché alla fine hanno solo fanteria e artiglieria, non hanno magie, non hanno mostri, non hanno cavalleria, che lasciano dentro un po' di errori di stile, cioè si impara magari anche molto bene a fare un tipo di gioco, ma appena si esce da questa comfort zone ci si perde un pochettino. Allora abbiamo fatto una scommessa, io e Brindo, gli ho detto che se fosse riuscito a vincere uno scontro con una qualsiasi fazione che non fossero gli orchi, io l'avrei messo sul canale. Il buon e coraggioso Brindo ha subito accettato la sfida, si è buttato coraggiosamente nel multiplayer. Conoscendolo so che ha smazzato, smadonnato per qualche giorno, ha smadonnato un pochino, ma alla fine mi ha portato questo bellissimo replay, uno scontro conti vampiro che mi piacciono tantissimo contro invece gli acerrimi nemici dei nani, cioè i Pelleverde. È uno scontro abbastanza difficile, sembra immediato, sembra facile, gli orchi hanno poca disciplina, ci si buttano un po' di mostriciattoli dietro, invece non è esattamente facilissimo. Adesso vediamo che cosa sta per succedere. Allora, qua abbiamo Musillon con una prima fila di zombie per il nostro Brindo, seguono un po' di scheletri e guardiani dei tumuli. I guardiani dei tumuli non sono male, non hanno tanta penetrazione dell'armatura, ma dovrebbero pulire abbastanza bene le truppe leggere. Diciamo che soltanto gli orchi neri dovrebbero impensierirli un pochino. E altri lancieri scheletri qua dietro a proteggere un po'. Ovviamente, proprio perché parliamo di orchi, l'MVP della partita, l'MVP dell'esercito di Brindo devono essere un po' grossi mostri che fanno terrore, e ne abbiamo un bel po'. Abbiamo un Vargolf qua che sta andando a caccia di qualche mostro grande e grosso. In effetti, una delle tattiche che gli orchi possono provare contro i non morti è proprio portare magari una doppia regina Ragnarok, perché a volte i non morti faticano un po' contro i grossi mostri. La regina è anche anti-large, quindi dovrebbe andare abbastanza bene. Abbiamo poi una carrozza nera, un bel carro molto veloce, causa terrore, 78 non è male, un buon attacco con bonus versus la fanteria e danni penetranti. Quindi, cari orchi neri, se siete in campo, preparatevi, mettetevi i mutandoni marroni perché le cose stanno per diventare parecchio brutte. E poi abbiamo il duca rosso qua a volare nel cielo. È un ottimo duellante. Abbiamo il Sif che abbassa la velocità, la resistenza fisica e la difesa di un eroe, quindi serve per i duelli. Abbiamo portato cerca nemici, l'evocazione dei morti, ovviamente lo sguardo di Nagash, la danza macabra di Vanel e l'invocazione di Nek. Allora, l'unico incantesimo che non mi piace tantissimo è lo sguardo di Nagash. Non è che sia malissimo, però diciamo i venti della magia servono piuttosto per fare altre cose, quindi di solito non si porta perché poi alla fine si usa un po' meno. A dare una mano a terra abbiamo uno spettro re, due unità di cavalieri neri, la versione semplice, quella senza neanche la lancia, e poi qua invece due lupetti zombie che stanno andando a dare la caccia a un po' di argiri, a sgranocchiare qualche tiratore, magari questo simpatico pezzo di artiglieria. Abbiamo poi una avanguardia qua di orchi con goblin e cavalcalupi, gli immancabili orchi neri ad ancorare il centro, no goblin delle tenebre sui lati, davanti a semplici ragazzi orchi. Abbiamo dei ragazzi orchi selvaggi, abbiamo una frontline abbastanza composita per gli orchi, degli orchi grossi al centro, al fianco dei nostri orchi neri, poi ancora orchi selvaggi dietro, ancora orchi grossi e alla fine la catapulta. Quello che però mi spaventa un pochettino è questa Dakka Line. Allora, c'è qualche cosa che si potrebbe migliorare anche nello schieramento degli orchi. Intanto questo tipo di schieramento molto compatto, molto in linea, l'abbiamo già visto più di una volta, è pericoloso perché Brindo ad esempio potrebbe approfittarne se avesse un vento di morto, se si fosse portato, non so, un vampiro con l'ombra avrebbe potuto spazzare via in un colpo solo. Questa Dakka Line è molto efficace, gli arcieri orchi hanno abbastanza danni penetranti da mettere in pericolo anche il nostro drago, quindi bisogna stare un po' attenti, bisognava vedere dove riesce ad usarli.
Al di là del drago non ci sono tantissimissimissimi bersagli, però Brindo ha un bel po' di cose per esercitare pressione alle spalle, quindi vedremo come riuscirà a sfruttare la cosa. Abbiamo qua Vurzag che si porta un po' di magia, abbiamo l'effigie dei cretini, spero per Vurzag, sì, che serve a bloccare il drago in una brutta posizione per crivellarlo, abbiamo il piedino di Gork che è sempre molto divertente, Here We Go per buffare un po' l'attacco corpo a corpo e poi Brainbuster e Gaze of Mork, quindi lo sguardo di Mork. Queste due magie si castano, non fanno tanti danni, ma si castano spesso per tenere attivo il bastone di Vurzag, che però non ha portato, quindi una scelta un po' discutibile. Ha portato invece l'altro oggettino che abbassa, aumenta le possibilità di miscast, quindi di fallire l'incantesimo da parte dell'avversario, che è buono trattandosi di non morti che devono usare ovviamente molta magia. Mettiamo a questo punto la battaglia in campo. Io avrei schierato diversamente, nel senso che i grozzi sono il miglior anti-large da corpo a corpo che i nostri orchi hanno. Quindi qua c'è intanto c'è una carica brutale del Vargolf che stava già andando in rotta, ha beccato un po' di danni. Tra le cure e la rigenerazione non dovrebbe essere letalissimo, però sta impegnando tutto solo il fronte nemico. Forse sarebbe stato meglio tirarlo indietro e aspettare che insomma che arrivassero un po' di rinforzi. Tanto è riuscito a far consumare uno sguardo di Mork, ma alla fine si è schiantato secco contro i grozzi. Quindi questa carica non è stata il massimo da parte del buon Brindo. È partita intanto la carrozza nera che ha fatto qualche danno agli orchi grozzi. Il pezzo sulla carta è molto buono, non credo che abbia una massa gigantesca, quindi a volte fatica un po' a penetrare. Qua c'è una carica dei lupetti sui grozzi. Di nuovo, questi primi ingaggi non sono il massimo. Vedremo se Brindo riuscirà in qualche maniera a ribaltare la situazione. Il Vargulf è potente, ma non va mai usato completamente da solo. Qua purtroppo uno sguardo in Agash ha mancato, però se adesso si sta buttando il Duca Rosso addosso al nostro Vurzag qua e gli sta facendo già dei bei danni. Anche questa carica non è il massimo. Gli orchi selvaggi non combattono affatto male. 36 di attacco stanno facendo sudare questi poveri lupetti. Sarebbe meglio aggirare e provare a impegnare un po' gli arcieri. La Dakalan si gira e prova a sparare sul Duca Rosso, ma non sta ottenendo un grandissimo risultato. E intanto pian piano stanno arrivando anche gli zombie qua. I zombie hanno ingaggiato i goblin cavalcalupi, evidentemente non erano in attività in modalità schermaglia. Questi orchi selvaggi alla fine hanno subito un po' di danni, però sono 800 punti di lupetti contro 550, di nuovo non un ingaggio. E qua la cosa inizia a farsi brutta perché il Duca Rosso sta perdendo un sacco di punti vita. C'è una invocazione di Neek che lo tiene un po' più sano. La Dakalan sta continuando a sparare come deve fare una Dakalan, quindi sembra veramente un mitragliatore. E intanto anche la carrozza nera qua sta subendo abbastanza danni. Ci sono di nuovo i grozzi. La carrozza nera non ha tantissima armatura, solo 60. Quindi i grozzi con il loro bonus antilarge e tanta forza all'arma possono fare veramente male. Qua però un bell'attacco a soffio dovrebbe riuscire a ottenere il risultato. Speriamo che la carrozza riesca in qualche modo a liberarsi. E invece no, anche la carrozza è andata giù. Quindi delle due unità, diciamo che facevano il terrore, delle due unità che potevano essere un po' chiave, già due sono sparite. Questo è un inizio abbastanza tosto per il nostro Brindo. Invece il Duca Rosso è ancora qua, Vurzag non si può curare ed è circa metà vita, questo non è malissimo, evidentemente Brindo sta andando ancora una volta per il Lord Killing, Lord Sniping, e quindi un'altra carica. Vurzag evidentemente non ha ancora poppato la WAG, non mi spiego perché, non l'ho ancora vista. E mi sa che non farà in tempo a popparla perché la carica del Duca Rosso è stata brutale. Vurzag a questo punto è in fuga, sta facendo un po' largo attraverso la Dakar Line. E il Duca Rosso sta continuando a usare le invocazioni di Neek per stare sano e salvo il più possibile. In qualche maniera, qua i cavalcalupi sono riusciti a spostarsi. Stanno arrivando pian piano uno dopo l'altro anche il resto delle truppe di fanteria. Qua, questo cos'è? Uno sguardo di Nagash che prova a sniperare un colpo finale a Vurzag. Lo prende, fa un buon contatto, ma non riesce ancora a ucciderlo, sta stringendo 4 punti vita, quindi manca veramente pochissimo. Però a questo punto la Dakalan è compromessa, ci sono zombie ovunque, c'è il drago che sta ancora circolando. E fortunatamente per Brindo, il nostro giocatore degli orchi è talmente pressato, evidentemente, nel fare cose che si è dimenticato un bel po' di unità qua che stanno collassando adesso sui lancieri, ma avrebbero potuto capitalizzare molto di più e andare a gettarsi sul resto delle truppe. Questa fuga, c'è cioè comunque un drago che fa terrore, le unità fanno paura, quindi la disciplina degli orchi, che
che vedono anche scappare il proprio leader, sta un po' traballando. Qua c'è una bella evocazione di zombie che tiene bloccati questi orchi selvaggi. A questo punto, però, di nuovo il Re Duca Rosso deve assolutamente eliminare Vurzag. È un discreto dolore nelle natiche. Qua un piedone di Gork che, questo ha fatto malissimo, ha sbricionato completamente quest'ultima unità di Cavalieri Neri. Rimane ancora però il Re Spettro. Il Re Spettro è un ottimo duellante, non è fantastico per pulire, diciamo, velocemente le truppe di fanteria, non è la cosa che fa più male del mondo, però ecco, ad esempio, se il Re Spettro riesce a raggiungere Vurzag, è molto probabile che spacci il maghetto. Tra l'altro, sul suo cavallino 89 di velocità, con Foeseeker, con Cerca Nemici attivato, adesso è partita la WAG con notevole ritardo. Vurzag che ci sta un po' ripensando, ha lanciato la WAG, poi magari piglia e se ne va. Rimangono questi lupetti che sono abbastanza difficili da prendere, non c'è più nulla a questo punto che possa raggiungere. Un altro sguardo di Mork, il Re Spettro deve assolutamente andare a terminare quel fastidioso maghetto. E intanto il Duca Rosso si sta divertendo. Qua sta combattendo contro Grozzi e Grozzi, due unità di Grozzi. Questo è un ingaggio abbastanza pericoloso. Sarebbe meglio per il Duca Rosso fare Cycle Charging, quindi uscire dal combattimento, magari tirarsi una cura addosso, rinsaldarsi un pochettino e poi tornare a caricare. Vurzag sta dando una mano come può con le sue magie. Il Re Spettro, però, a questo punto va a terminare il lavoro iniziato dal suo signore, quindi lo sta affiancando. Una prima spadata sulla schiena, 317 punti. Qua sembra c'è questo maiale, questo cinghiale che sta facendo delle mosse alla Michael Jackson, viene spostato in giro e alla fine una terza spadata e il buon Vurzak è fuori dai giochi. Con la morte del generale vedete che c'è un momento di panico in massa, non ci sono tante unità veloci. A questo punto i lupetti sarebbero stati una bella idea, una bella chance per inseguire queste truppe, però stanno a questo punto ritirandosi una dopo l'altra. Direi che non c'è. Cosa c'è che è rimasto ancora ad ancorare? Ah, ci sono un paio di unità della Daca Line, ancora un paio di unità di arcieri orchi. Qua però ci sono unità in fuga pressoché ovunque, si stanno un po' richiamando nella distanza. Il Duca Rosso e il suo fido scudiero, qua lo chiameremo Luigi. Il Duca Rosso e Luigi stanno andando a terminare il lavoro. Una prima carica del Duca Rosso sulla Daca Line e questa unità è in fuga. Quest'altra ha visto come sono stati spacciati male i compagni e non vuole stare lì a fare lo stesso destino, e qua le unità si stanno più o meno allontanando, richiamando. Questo è il classico gioco dei Pele Verde, cioè allontanarsi e richiamarsi a raccolta. Vedete che però la barra è tutta gialla, giallo musillone in questo caso. In effetti non c'è più tantissimo. Oddio, un ingaggio sbagliato può ancora capitare. Potrebbe essere che il Duca Rosso si ferma in combattimento un po' troppo a lungo, però ormai la disciplina è talmente, sono truppe stanche, sono truppe ferite, quindi questa unità di Goblin non era neanche stanca, mi sta sconfessando così. Qua è partito un discreto soffio. Questa unità un po' più sana è stata massacrata. Vedete che appena partono un po' i danni, le unità iniziano subito ad andare in fuga. Basta probabilmente che il Duca Rosso si avvicini per mandare in terror routing tutte queste forze. Qua c'è una rotta di massa, sono tutte distrutte. Sono veramente gli ultimi momenti del combattimento. Quando arriva il Duca Rosso, la rotta è istantanea. Qua truppe terrorizzate, truppe in fuga, il Duca che insegue gli ultimi poveri Goblin cavalca lupi, e alla fine la battaglia, il campo rimane in mano alle forze della non morte. È stata una bella battaglia. GG al nostro Deus Brigno, o aka Brindo. GG anche a Double Explosion alla fine, che ovviamente si ringrazia sempre l'avversario per aver combattuto con onore e orgoglio. Vediamo un po'. Allora, la lista di Brindo sulla carta non mi dispiace. Io non sono un grandissimo giocatore dei Conti Vampiro, non è di certo una delle mie top armate. Non sono male. Si poteva probabilmente provare a tagliare qualche punto qua e là per mettere o i Cavalieri del Sangue, che sono molto molto forti, poi sono tematici perché, se mi ricordo bene la lore, il Duca Rosso è un Cavaliere del Sangue, un Cavaliere dell'Ordine, oppure almeno upgradare, diciamo, mettere la versione dei Cavalieri Neri con lance, perché picchiano molto di più, in carica fanno davvero davvero male. I lupetti sono essenziali, non è stato forse fantastico schiantarli qua sugli Orchi Selvaggi, ma potevano andare a impensierire un po' queste unità dei tiratori. La cosa bella dei tiratori orchi è che combattono relativamente bene, quindi i lupi contro gli arcieri, diciamo, ci si schiantano sopra, fanno qualche danno, ma non è così detto che vincano. Il Vargulf a me come idea piace molto, anche perché è velocissimo, non andava forse buttato nelle prime linee subito così. La Carrozza Nera sulla carta do ragione a Brindo, dovrebbe essere un pezzo
essenziali in questo tipo di combattimento, ma evidentemente non ha abbastanza massa da penetrare in mezzo alle formazioni nemiche. Io fatico veramente ad utilizzarla. E il resto buono, il Luca Rosso si è divertito, ha avuto dei bei momenti, il Re Spettro è buonissimo, è veloce, può infastidire un po' praticamente la Dakkaline, il tiratore, andare magari a insediare l'artiglieria, inseguire i maghetti, quindi è un pezzo che mi piace molto anche in quel caso, e il resto solido, guardie dei tumuli e zombie vanno sempre bene. E per quanto invece guarda Double Explosion 09, abbiamo una lista abbastanza solida. Lo schieramento non mi è piaciuto tantissimo. Io avrei messo in prima linea gli orchi selvaggi, anche eventualmente per sfruttare il buon bonus di carica, e avrei messo invece gli orchi grozzi ai lati dove ci si poteva attendere la carica delle cavallerie. Non mi fa impazzire lo spam doppio. Diciamo che io non avrei messo tutti questi arcieri su lupo. Allora, sono buoni, fanno abbastanza male, sono molto utili come controschermaglia perché sono tantissimi. Sono molto veloci, di solito si usano contro quegli eserciti che prima o poi vanno in rotta perché essendo così veloci possono inseguire il nemico. I nostri non morti in rotta non ci vanno, quindi avrebbe potuto probabilmente lasciare intatta la Dakkaline e trasformare questi punti in qualcosa di un po' più succoso. Ad esempio, io avrei messo qualche unità di Zubdoli. La bomba dei Zubdoli può rallentare le unità nemiche, costringere un combattimento scomodo, hanno danni penetranti, sarebbe stato abbastanza utile, ma per il resto era abbastanza. Direi che era abbastanza solido. Di nuovo una piccola svista sulle magie. A me non piace tantissimo portare troppe magie potenti. In questo caso avrei portato o il Here We Go o la magia che buffa l'attacco corpo a corpo o il piedone. Questo perché si salvano punti, si salvano monete d'oro. È vero, si limitano le scelte tattiche un pelino, un pochetto, però si usa anche meglio i venti della magia. Cioè lanciare tutte le magie a volte. Non, si finisce per non fare bene niente. Conviene a questo punto tenersi tutte le energie magiche per qualche cast mirato, diciamo. Comunque è stata una bella partita. Sono contentissimo che Brindo me l'abbia inviata e scommetto che me ne invierà a questo punto molte altre perché adesso ha assaggiato il sapore del sangue, quindi sta per scatenare tutta la sua furia da ex tourneista, da giocatore competitivo. Quindi lo vedremo molto molto presto qua di nuovo sul canale e sono sicuro che inizierà ad impazzare nella ladder. Da Von Arcadius e dal Vecchio Mondo per adesso è tutto. E ci rivediamo molto presto con una delle vostre partite perché aspetto sempre i vostri replay e sono sempre molto orgoglioso di poterli castare qua sul canale per la comunità italiana. Per adesso quindi è tutto, ci rivediamo sui campi di battaglia.